Eccoci, buongiorno. Oggi io e Facebook abbiamo avuto qualche problemino, ma abbiamo risolto. Ciao, buon pomeriggio. Benvenuti. Aspettiamo ancora un attimino. Nel frattempo usiamo queste carte in attesa che escano quelle nuove, che dovrebbero arrivare, dovrebbero uscire settimana prossima. Ciao, ciao Eli. Dovrebbero uscire settimana prossima. È uscita, cioè è stata pubblicata prima una foto, l'ho vista, non mi ricordo neanche più quando, con data 6 maggio. Ciao, ciao Anna, ciao Irene. Oh, che bello, grazie Irene, grazie mille. Ciao, ciao Patrizia, sono contenta che vi siano piaciuti. Ciao, ciao Massimo. Dicevo, utilizziamo ancora questa carta che comunque rimane nuova. Ciao, ciao Tania. Anche se sappiamo che a momenti dovrebbe arrivare quella ancora più nuova e che anche qualcuno di voi la sta aspettando. Se non avete visto, potete andare sulla pagina Facebook o Instagram di... Ciao, ciao Fede, ciao Ale, che bello oggi pomeriggio. Poi è uscito il sole, quindi più bello di ieri. E dicevo, sulla pagina Facebook o Instagram di Moda Scrap hanno messo una piccola preview e sembra proprio proprio bella. Quindi non vediamo l'ora di usare anche quelle carte nuove. Oggi, non l'ho ancora detto, mi sembra, sì. Facciamo un paio di idee per dei segnapposto. Per rendere la tavola un pochino più carina, anche se magari uno pensa al segnaposto quando ha gente a cena o a pranzo, possiamo comunque utilizzarli ogni tanto anche in casa, oppure tenere queste idee per quando di nuovo potremo invitare amici a cena. Ciao, ciao Anna, ben arrivata. Allora vedremo due esempi diversi, uno con questa fustella e uno con senza l'utilizzo di fustelle. Sono entrambi due scatoline. No, non mi sono persa commenti che ogni tanto scorrono e io non li vedo. Ciao, ciao Martina. E quindi aspetterei ancora 10 secondi intanto che controllo di avere tutto a portata di braccia, ma penso di sì, anche per la scatolina che non ha la fustella, quella che faremo senza l'utilizzo delle fustelle, per le misure, il tempo di finire, perché avevo sbagliato un paio di misure, il file, poi come sempre lo trovate caricato sul gruppo, sulla sinistra. Se lo aprite dal PC, sulla sinistra c'è la sezione file in cui trovate tutte le mini dispensine che abbiamo fatto giusto per appuntarci le misure dei progetti che necessitano di farlo. Altrimenti, se lo usate dal cellulare, poco sotto il nome del gruppo dovrebbe apparirvi discussioni, informazioni, foto, file, qualcosa del genere. Anche lì trovate nella sezione file i PDF. Va bene, dai, io direi di iniziare e iniziamo dalla versione senza fustelle. Quindi mettiamo un attimo da parte. Io utilizzerò, utilizzerò due carte pattern di questa collezione e un pezzettino di carta craft, perché mi serve che questa, che poi sarà la base che regge il mio segnaposto, sia un pochino più rigida e poi capiamo perché.
Allora, questo qui l'ho già tagliato a misura ed è 10x16. Ciao, ciao Manu! Andiamo a cordonare a metà, quindi a 8 sul lato lungo, a metà, quindi a 8. Ok. E per adesso lo lasciamo un attimo da parte. Poi prendiamo questa carta e andiamo a prendere un pezzo da 16 e mezzo per 16 e mezzo, quindi apriamo il nostro braccio allungabile e tagliamo 16 e mezzo. Tutti questi avanzi non buttiamoli, mi raccomando, anche quelli un po' più piccoli, perché tra qualche giorno abbiamo in programma di farvi vedere una cosa per utilizzare alcune striscioline di avanzo. Quindi ho il mio quadrato 16 e mezzo per 16. Ciao Katia, per 16 e mezzo e vado a cordonarlo a 5 centimetri e mezzo su ogni lato. Quindi, come abbiamo già fatto diverse volte, faccio la prima cordonatura sul primo lato, lo giro di 90 gradi e ripeto il procedimento finché non l'ho fatta su tutti i lati. Ciao Lorena! Perfetto. La quarta. E abbiamo, vediamo se di qua si vede un pochino meglio. Ok, è un quadrato composto da 9 quadrati uguali. Adesso invece da questa carta dobbiamo ritagliarci un pezzetto da 10,6 per 10,6. Qua però non ci stiamo. Andiamo di qua. Togliamo la cimosa e tagliamo 10,6. Ciao, ciao Deborah, guarda, ho appena iniziato, quindi in realtà sei perfettamente in tempo per 10,6. Avevo io un paio di minuti di ritardo perché non so perché Facebook aveva deciso di non funzionare come doveva. Quindi abbiamo questi tre pezzi. Questo qui che è l'ultimo, ciao, ciao Maria Stella, vado a cordonarlo a 2 cm e mezzo su ogni lato. Allora, prima quando ho fatto la cordonatura da 5 e mezzo l'ho fatta da questo lato perché da questo lato arriva fino a 3 e mezzo, 3,7. Quando però riesco, uso questo lato di qui perché mi è più comodo per tenere la carta ferma, quindi vado a 2 cm e mezzo. Giro sempre di 90 gradi. Sì, è fustello e cordono a 2,5 in modo da avere questi quadrati qui. Ok, tiriamo via la taglierina un attimo e ci occupiamo prima di tutto del pezzo di craft che abbiamo tagliato a 10x16 e cordonato sulla metà. Vado a ripassare la cordonatura con una pieghetta. Ok, e mi segno con una matita 4 centimetri dal bordo piegato, quindi qui aperto. Vado a prendere la matita che dove ho messo. Mamma mia, tutte le volte. Ma dove è andata? L'ho usata adesso? Vabbè, ne prendiamo, aspettate, un'altra, se ha la punta, si dovrebbe. Prendo. Ciao, ciao, chi sta arrivando? Prendo il mio righello e mi traccio un segno a 4 centimetri dal lato piegato. Prendo una fustella,
a forma di quadrato, la mia è una dei dashing squares di Moda Scrap ed è importante che sia della stessa larghezza di questa. Questa qui è 5,5-5,6, perché poi dovremo andare a incastrarci una scatolina qui. Quindi, ups, prendo la mia fustella e la porto fino al segno che ho fatto a matita. E la blocco con un pezzettino di washi. Tengo sempre piegato perché mi serve tagliare da tutti e due i lati, quindi che il taglio sia anche corrispondente. Quindi taglio due volte, scusate, taglio due strati in un solo passaggio. Ok, vado, ecco, l'ho sentita cadere adesso la matita, quindi era qui vicino anche lei. Vado a metterlo così piegato dentro la Big Shot e taglio. Ok. Rimuoviamo il quadrato e questo qui non ci serve, anche se potrebbe anche lui essere un piccolo segnaposto. Vado a prendere il mio pezzettino e gli cancello con una gomma che anche lei è desaparecida oggi. Aspettate. Ok, ho recuperato la mia matita che ha la gomma. Perfetto. E questo è la base del mio segnaposto, quindi dal sopra si vede così. Ciao Nadia, guarda, abbiamo fatto pochino pochino, quindi si fa in fretta a recuperare. Davanti si vede così. Me lo tengo qui vicino e vado ad assemblare la mia scatolina con gli altri due pezzi, quindi il pezzo più grosso è la base della scatolina. Vado un attimo a ripiegare, a ripassare le pieghe con la pieghetta. Perché qui? Un po' male questa. Ok. E siccome ho tutti i quadrati della stessa grandezza, mi verrà una scatolina a forma di cubetto, un po' grossino. Prendo le mie forbici e taglio lungo questa cordonatura e questa cordonatura fino ad arrivare alla riga orizzontale che ho in mezzo, quindi così e così, e faccio lo stesso dall'altra parte, quindi lo giro e taglio anche qui uno e due. Adesso, come facciamo tutte le volte, andiamo a rifilare i triangolini qui. E su tutti i lati esterni, quindi su tutti i quadrati, non i lati, scusate. Anche qui. E continuo ok, l'ultimo uno e due, un po' più dritto magari. Ok, siccome però questi lati ciao ciao Gio, sono della stessa larghezza. Scusate, queste linguette sono della stessa larghezza del lato della scatolina. Vado leggermente a rifilarle, quindi queste 4, 1, 2, 3 e 4, vado a rifilarle tagliandone metà più o meno. Uno. Lo faccio solamente perché siccome è un cubo ho bisogno che la linguetta rimanga comunque nascosta.
Se invece, come nel caso del coperchio, i quadrati non sono tutti uguali, questo problema non si pone. Vado ad incollare, quindi le linguette, perché non esci? Ma oggi è una giornata giusta per i live, sì che non è venerdì 17, non so perché. Ok. C'era un intoppino. 1 e 2. L'incollo così. E ci mettiamo una mollettina. Ciao, ciao Hidalgo. No, magari dritta. Ci mettiamo una mollettina così intanto che andiamo avanti lei si asciuga. L'altro. Ok. Vado a far attaccare bene tutti i lati. Ciao, ciao Clelia. Ben arrivata. Andiamo ad attaccare anche le ultime due, quindi sempre un pochino di colla. Queste dobbiamo farle entrare tutte e due in una volta sola perché sennò poi è più difficile farne entrare una alla volta. Quindi le mettiamo entrambe a filo, uno e due. E abbiamo la base della nostra scatolina. Ops. Ok. Lasciamo asciugare così, intanto che ci occupiamo del coperchio, quindi è fatta in questo modo. Coperchio, andiamo anche qui a ripassare le cordonature. E facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima per quanto riguarda le linguette, quindi tagliamo di qui e qui e di qui e di qui. Qui, siccome non abbiamo i problemi che avevamo prima, possiamo andare semplicemente a rifilare il triangolino perché non sbordi quando andiamo ad incollarlo. Quindi facciamo solo così senza poi tagliare la metà. Questo taglio non deve essere assolutamente preciso, anzi è molto a caso. Bene, Nadia, sono contenta che ti piaccia. Poi vedrai com'è carino quando lo finiamo. È davvero un bijou. Piccino, ma è carino. Colla anche qui. Un lato, questo è piccino, quindi possiamo andare ad incollarlo così. Questo di qua. Ok, è importante che coincidano i lacci, cioè gli spigoli, così siamo sicuri che si chiude bene, che le misure sono calcolate quando c'è la base della scatola, il coperchio dovrà avere un millimetrino in più perché si chiuda bene. Se andiamo a mangiarcelo con l'incollaggio, poi non ci ritroviamo alla fine. Così. Santa Nuvo sempre che è trasparente, nessuno vede se usciamo un pochino. E l'ultima linguetta. Ok. Perfetto. Andiamo a togliere le mollettine. E proviamo il nostro coperchio. E voilà! Abbiamo la nostra scatolina che si incastra sulla base che gli, ups,
che gli avevamo fatto prima. Adesso farvela vedere è un po' difficile perché lei cade, ma rimane su in questa maniera qui. Quindi il buco che abbiamo fatto all'inizio con la fustella quadrata ci serve da stand, diciamo, per incastrarci sopra la nostra scatolina. Adesso io volevo decorarla un attimino, quindi mi sono tagliata una margherita, che è sempre una fustella di moda scrap. Poi quando faccio la foto, quando finisce il live, sicuramente si vede meglio come esce carina, perché così farvela vedere cade giù la scatola. Ok, prendo la mia margherita e aspettate, le spugnette per l'indice. Faccio un attimino di sfumatura sulla mia margherita con il giallo, in modo che non sia troppo troppo bianca. Ok. E me ne sono tagliate due dal cartoncino bianco e uno dal vellum, questo qui. Quello dal vellum non andrò a sfumarlo, anche se potrei. Anzi, andiamo a sfumare anche lui, così vediamo l'effetto dei distress anche sul vellum. E il vellum alternato al cartoncino bianco fa sì che i petali rimangano più realistici, un pochino più sì, realistici penso sia la parola più giusta. Prendo i centri, che sono due, quelli tondini, che c'è anche nella stessa fustella quella mezzaluna, che serve per realizzare il fiore o un po' appassito oppure che sta sbocciando. Cambio colore e prendo l'arancione. Ok, giusto per dargli un attimo di profondità, sono tutti passaggi tralasciabili. Ok, tolgo un attimo la mia scatolina da qui. Andiamo ad assemblare prima la margherita e poi la attacchiamo alla scatolina. Quindi un goccino di colla, vellum, un goccino di colla, sfalsiamo un pochino i petali così sembrano di più. E l'altro strato bianco. Così. Un goccino di colla. Aspettate che qui c'è un pochino. Ok. Attacchiamo il primo centro. Un goccino di colla e attacchiamo quello più piccolo. Ok. Perfetto. Adesso andiamo a tenere per il centro, quindi mettiamo un dito in mezzo alla margherita e gli muoviamo un pochino i petali per dargli più dimensione. Ok. Gli mettiamo un goccino di colla qui e lo andiamo a posizionare al centro del coperchio. Se volete fare una decorazione su questa scatola, è meglio farla o sul coperchio o sulla parte frontale della scatolina, perché altrimenti fa fatica ad incastrarsi, perché queste misure sono perfette per la fustella che abbiamo usato. Quindi abbiamo la nostra scatolina che sta così. Su una tavola di primavera è proprio carina e graziosa. Andiamo un attimo a ritoglierli e ci occupiamo di scrivere qui il nome. Io userò le mie letterine fustellate,
dall'alfabeto Fanny Alphabet e scriveremo. Cosa scriviamo? Che Sara mi sembra un po' troppo. Scriviamo Lara. No, scriviamo Gio. Scriviamo Gio. Che è qui. Quindi prendiamo le lettere. G-I-O. Scriviamo Luisa. Vabbè, adesso ho tirato fuori Gio, poi magari nell'altro scriviamo Luisa, va bene? Allora, questa parola è piccina, quindi è facile posizionarla. Nel caso fosse un po' più lunga, vi consiglio di mettervi la parola davanti e iniziare ad incollare la prima lettera al centro. Anche Ale va bene, sì, in effetti. Quindi, diciamo, questa parola è solo di 3 lettere ed è facile, ma per farvi capire vado ad incollare prima la I, che so essere al centro della parola e quindi so che se lei è al centro anche le lettere di fianco saranno ben bilanciate senza che pendano a destra o a sinistra. Adesso vediamo se ci vedo per attaccarla. Ok. Quindi attacco prima la prima, quella che sta al centro. In questo caso sono dispari e quindi ho la lettera al centro. Nel caso fossero pari, tipo Sara, considerata la linea del centro, vado ad attaccare a sinistra la A e a destra la R. Mi sono spiegata? Ma a volte ho un po' di dubbi su. Ok. In questo modo è molto facile attaccare le lettere in maniera dritta e abbastanza centrata. Grazie, Loris. Allora, le carte sono queste patterned di Moda Scrap, sono 170 grammi. Questo cartoncino, che è sempre il craft di Moda Scrap, direi un 200, non so se ci sia ancora la Eli attaccata, di 200 o 225, adesso non mi ricordo benissimo questo. E il cartoncino bianco da cui sono ritagliate sia la margherita che le lettere, sono sicura che sia da 225. No, Sandra, non sono pretagliate le lettere, le ho tagliate io. Questa è una fustella, adesso la vado a prendere. E io mi sono solo tagliata delle lettere per essere più comoda, per non doverle tutte le volte rifustellare. Quindi, no, non sono pretagliate, cioè le ho tagliate io sul bianco, poi potrei tagliarle anche in altri colori. Ok, quindi abbiamo la nostra base con il nome su cui appoggiare, ups, la nostra scatolina. E questo è uno. Eli, la carta craft di Moda Scrap o anche il Basil Craft. Mi sembra Loris abbia chiesto che grammatura avesse, ma io non mi ricordo. E questo è il risultato del primo segnaposto. Vado a prendere un secondo la fustellina dell'alfabeto. Così te lo faccio vedere, Sandra. Eccolo qua. Questo è l'alfabeto da cui ho tagliato le mie letterine. Gio, quando ci potremo vedere, lo vedrai. Queste sono le lettere che ho qui. Ok.
Adesso mi libero un attimo dal casino che c'è attorno a me e passiamo alla seconda scatolina. Quindi, sì, è vero, è molto versatile, poi lo puoi tagliare anche dalla crepla e viene benissimo. Vado a prendere la mia Big Shot e mi taglio i miei due pezzi per la seconda scatolina. Userò la fustella Candy Box di sempre di moda scrap e prendo le carte che mi ero sistemata e invece ok, fustello il sotto con queste foglie qui, quindi questa parte qui che è il sotto della scatolina. Vado a prendermi un pezzetto di carta. E fustello in sotto. E con la carta, questa qui sfumata in verde, mi taglio il coperchio, che invece è questa sagoma qui, più con un altro pezzettino quella che viene considerata una decorazione, che poi però utilizzeremo come rinforzo. Quindi mi prendo un altro pezzettino e vado, a tagliare entrambi. La scatolina di lettere. No, Hidalgo, quella scatolina lì penso venga da Tiger, ma non sono sicurissima. È una scatolina che avevo in casa e ho visto che più o meno le lettere ci stavano. Quindi le ho messe dentro. Però no, c'è solo l'alfabeto, la fustella dell'alfabeto in vendita. Tiro fuori il mio pezzettino, il coperchio e questo è il sotto della mia scatolina. Adesso prendo un bucatore, tipo questo qui, oppure va bene anche uno spillo, forse proviamo con lo spillo. Se non ci riusciamo, prendo la mia spugnetta e vado a fare un buchino più o meno al centro. Facciamo che ce lo segniamo, così sono sicura che sia al centro. 5, quindi 2 e mezzo. Ok, andiamo a fare un buchino qui, lo allarghiamo leggermente perché sì, in realtà Hidalgo va bene qualsiasi scatolina che abbia un po' di scomparti, ce ne sono, ne puoi trovare diverse. Cancello. Okay. E mi sono creata con del fil di ferro, questo qui mio è un po' sottilino, però ci sono anche i fil di ferro, quelli della We Are Memory Keepers, che dopo vi linko, che sono molto più spessi e anche più belli. Io in questo momento avevo solo questo. Mi sono creata una chiocciolina che vado ad inserire. Ok, ci passa. Posto che ci passi, iniziamo prima ad assemblare il coperchio e poi ci attacchiamo il nostro fil di ferro. Quindi ripassiamo tutte le pieghe. Andiamo a mettere il biadesivo sottile sottile
su alcune parti che so che andranno poi piegate e saranno quelle di incollaggio. Quindi su queste piccole patelline, queste che sporgono, è importante che sia sottile il biadesivo, perché se fosse troppo spesso poi si va a impacciugare tutto. E questo dal davanti giro sul retro e lo metto su tutte queste qui interne che saranno il rinforzo del mio coperchio. Questo. Così. E così. Prendo le mie pinzette e spellicolo prima quelle davanti. Quindi le spellicoliamo tutte in una volta, così facciamo più in fretta. E l'ultima. E andiamo ad assemblare così, girando la linguetta sotto. Quindi uno, due, tre. Queste le giriamo insieme. 4 e 5. Adesso spellicoliamo questa fustella, è graziosissima, che bellissima idea. Sì, questa è una delle mie preferite perché viene proprio un bonbon piccolino, anche se in realtà ci stanno un sacco di confetti anche per le bomboniere. Adesso andiamo a spellicolare il biadesivo che abbiamo messo sui lati interni. Quindi uno, quattro e cinque. E andiamo a creare il nostro rinforzo. Vedete? Per il coperchio. In questa maniera è molto più rigido ed è difficile che si rovini. E l'ultimo. Ok, adesso ci occupiamo del nostro buchino con il fil di ferro. Gli facciamo un... Non mi sono portata la tronchesina. Prendiamo un paio di forbici brutte. Ok, e mi creo un piccolo, una piccola curva sul fil di ferro, tipo così. Dov'è qua la telecamera? Aspettate, non si vede niente. Così, ok. Vado ad inserirla nel buco che abbiamo creato prima e la fermo con un pezzettino di washi. Il washi non è importante che sia bello, nel senso che rimarrà, ma rimarrà coperto, quindi non ci interessa. Andiamo a bloccare il fil di ferro. Ok, aspettate che... Ok. Ci siamo forse? Andiamo a incollare anche il nostro rinforzo, quindi potremmo mettergli sia la colla, mettiamogli la colla che tiene un pochino di più. Lo riempiamo di nuovo. Questa qui in realtà sarebbe una decorazione che andrebbe sul coperchio, ma siccome chiaramente ha la stessa forma fuori e dentro, possiamo usarlo anche come rinforzo dentro e soprattutto possiamo coprire il nostro washi, che così non si vedrà più. Ok, raddrizziamo qui il nostro fil di ferro. Mi sapresti dire quanto
Simona, questa fustella non lo so perché il sotto. Aspetta. Allora, il sotto è largo. È largo quasi 8, è largo 7,75 cm. Non credo che ci entri. E il coperchio è largo 8, 8,1-8,2. Quindi mi sa che non va bene per la sidekick. Ok, quindi abbiamo il nostro coperchio con il fil di ferro. La colla è la Nuvo. Questa qui. Una confezione dura una vita e incolla tutto. La uso per incollare qualsiasi cosa, anche i nastrini, i bottoni. La uso veramente per tutto. Ripassiamo anche qui tutte le pieghe della scatolina. Ok. E andiamo anche qui a metterci il nostro biadesivo sottile. Spellicoliamo. Spellicoliamoli sempre tutti, così facciamo in fretta. Così. E così. Ed incolliamo prima. Simona, per queste cose qua è sempre più comoda. Perché quella piccolina è comoda, ma per molte cose poi non va bene. Prima incollo il lato, poi abbasso tutte le patelline e incollo il sotto. Ok. Perfetto. Vado a mettere il mio coperchio. E guardate che carino. Ho la mia scatolina con la chiocciolina. Vado a prendere adesso un pezzettino di cartoncino, potremmo usare questo qui craft. Mi taglio una strisciolina, abbiamo quasi finito, non so se sono andata lunga stasera, non mi sono resa conto. E qui possiamo andare a scriverci. Cos'è che dovevamo scrivere? Scriviamo Eli, diciamolo intero. Eli. Ok. Andiamo a prendere il nostro cartoncino e glielo infiliamo sulla chiocciolina. Quindi abbiamo questa versione e questa qui. Uno e due, che non si vedono da così, ma adesso gli facciamo una foto in cui si vedano un pochino meglio. Ok, perfetto. Questi sono i nostri due segnaposto. L'ho fatto per te, Eli, prima o poi te lo potrò dare. Niente, io spero che vi sia piaciuto. Adesso postiamo una foto così le riuscite a vedere anche da davanti, perché è un po' impossibile con questa telecamera farvele, cioè con la telecamera da sopra farvele vedere. Io vi ringrazio di essere stati qui e ci vediamo sempre domani alle 17. Ciao, grazie!